di volontari del Centro Verico Caprera, tenete conto che la maggior parte di noi nella vita hanno una professione, quindi hanno una specializzazione, e si sono dati da fare tutti quanti e ci hanno dato una grossa mano, e alla fine il Centro Verico è ritornato in una condizione più che positiva, ecco. E questa è, anche questa è stata una grossa dimostrazione di cos'è il Centro Verico Caprera. Quindi non è soltanto esclusivamente una scuola, ma è anche un impegno da parte di molte persone. Che vuol dire che scade? Cioè è a termine la... Sì. Ah, okay. C'è qualcuno che qui ha fatto il Centro Verico di Caprera? Tutti. Un mondo del Centro Verico di Caprera. E c'è qualcuno invece che ha fatto il Centro Verico della Concorrenza? Metà. Ma perché non alzano una mano? Si vergognano. Insomma, quelli che hanno fatto il Centro Verico di Caprera sono dei fighi e gli altri invece no. Sì, ho visto che non... E c'è qualcuno che sta facendo il Centro Verico di Caprera? Non sarebbe qui. Okay. Senta, ci vuole raccontare degli episodi particolarmente bizzarri successi nel centro? Allora, andate nel paradiso terrestre. Non ci sono condizionamenti, non c'era all'epoca quello che adesso rovina tutto, che è il telefonino, non c'era, diciamo, luce, acqua, eccetera, ma non c'era soprattutto i giornali, la radio, la televisione, non c'era niente. E vivendo senza condizionamenti, gli allievi si innamoravano. E infatti Caprera è la prima organizzazione mondiale per i matrimoni e anche per i divorzi, perché qualcuno andava lì e diceva: ma perché io soffro, che faccio delle cose che non mi piacciono, che non mi soddisfano, e quindi risolvendo. No, ma è vero, bello, è vero, io ho molti allievi che mi ringraziano perché hanno aperto gli occhi a Caprera. Non so che altro posso dire. Beh, questa è la cosa più cioè, bella. Questa l'hai già dato un bel carico. Ci sono molti iscritti il prossimo anno, sai, cioè, ci saranno molti iscritti il prossimo anno tra i presenti. Ecco. E qualche incidente? No, siccome abbiamo detto che c'è il dio di Caprera, fino adesso grattate pure il legno, toccate il ferro, non è mai successo cose brutte. Sì, qualche piccolo incidentino, senza conseguenze. Ma perché? Perché nell'organizzazione è prevista la sicurezza, prima di tutto, in barca si va con qualsiasi tempo, qualsiasi, se c'è una tempesta tremenda, però diciamo nell'insegnamento e soprattutto nella pratica velica c'è il primo elemento è la sicurezza. E quindi dopo c'è qualcuno cade in mare, qualcuno prende qualche bombata in testa, vabbè, sono tutte robe. Qualche bambino è nato lì. Come? Qualche bambino è nato, è stato concepito a Caprera. Madonna, da centinaia. Centinaia, adesso io non ho l'elenco per avviso terrestre. No, ma quelli una volta sola poi cacciati su. No, ma poi vede, il paradiso terrestre si è nudi con la foglia. Okay. E la foglia si fa presto o ti va. E quindi lì, insomma, è abbastanza facile. No, però effettivamente, diciamo, c'è un certo sbandamento nella facilità a innamorarsi, a volersi bene. Per esempio tutti. Calano le difese. E niente, insomma. No, ma è un fenomeno. Caprera è un fenomeno. Guarda, preghiamo il Dio che continui, perché effettivamente, e lo consiglio a tutti, perché oltretutto è formativo. Ma è formativo non solo ad avere, è formativo umanamente. Cioè uno impara a non essere geloso, a non essere invidioso, che nella vita oggi è predominante. Impara a organizzarsi, impara a collaborare con gli altri. E questo è ben importante. Cioè, lì si è un gruppo dove tutti lavorano per il gruppo. E questo
non che l'abbiamo inventato, è così perché in un veliero si fa così, siccome ho detto che è una barca vera. Volete sapere qualcosa di particolare dal signore? Che secondo me c'è un sacco di robe da raccontarci. Nessuno del pubblico, nessuno vuole fare una domanda. C'è un allievo di Caprera che vuole dire qualcosa che proprio gli è rimasta qui a Caprera? No, tutti contenti. C'è Mario, Mario. C'è, mi dicono che c'è Mario. Mario? No, Mario. No, Carlo. Carlo. Carlo, ci dica qualcosa. Carlo è un allievo e un istruttore. Bravo allievo e anche un bravo istruttore. Tutti gli istruttori sono stati allievi, no? No. Tutti gli istruttori sono passati tutti. Grazie per l'invito che non mi aspettavo. E quindi Guido come al solito mi ha spiazzato. Però io vado da tanti anni a Caprera perché sono andato... La prima volta non sapevo niente, non sapevo cosa fosse la poppa e la vela. E la vela mi ha colpito proprio per il fatto che si sta tutti insieme. In una settimana o due si riesce a imparare a navigare e questo serve anche poi nella vita, perché imparando a navigare si impara a stare insieme agli altri, a accettare il momento magari molto bello, divertente, al momento difficile perché è successo un piccolo inconveniente e quindi magari si riesce a risolverlo tutti insieme. E questa magia è una magia che si ripete ogni volta che io vado, anche se ogni settimana è diversa perché le persone sono diverse, e quello che conta è che tutti in quel momento sono, come diceva primo Guido, nudi, nudi, ma non perché non hanno sui vestiti, ma perché, almeno la foglia, ma perché non ci sono difese, non ci sono le barriere che ci sono normalmente nella vita quotidiana. Quindi le persone si sentono libere. E io torno ogni anno perché all'inizio mi è piaciuto molto fare l'allievo e poi l'istruttore, fortunatamente, proprio per questa sensazione di libertà. Alla fine torno a casa. Eppure essendo mi alzato presto la mattina, magari alle 6 o alle 6 e mezza, essendo sempre stato in barca fino alla sera e poi magari aver tirato un po' lungo perché la dieta serale è molto piacevole, torno a casa un sacco di energia perché ho dimenticato tutto quello che mi aveva condizionato durante l'anno. E quindi spero ogni volta di andare a conoscere nuove persone e riavere nuovamente questa magia.